Ho fatto in modo di selezionare quelli più s***. Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Siccome sono masochista, oggi nuovo video della serie rispondo, leggo e rispondo ai commenti degli hater. E visto che spesso mi dite che non seleziono i commenti più cattivi, stavolta ho fatto in modo di selezionare quelli più s***. Che ho trovato. Ma come dico sempre, bando alle ciance, iniziamo subito perché di commenti ne abbiamo tantissimi, veramente, di materiale, di gente che mi odia, che mi dice di tutto, ne abbiamo sempre tantissimo. Quindi iniziamo e se vedete, piccola parentesi, se vedete che la mia base è un disastro oggi, perché è un disastro, sto testando un nuovo fondotinta ed è terribile. Primo commento, questo è un grandissimo classico, venire a fare body shaming per quanto riguarda la medicina estetica, quindi venire a puntarmi il dito perché faccio il botox e perché ho fatto in passato il filler. Questo è proprio un classico, molto spesso arriva da donne, quindi peggio del peggio. Darkside 8052, in un video in cui parlo di cose costose che non acquisterei mai perché oggettivamente brutte, mi scrive: no, infatti, meglio spenderli tutti sti soldi per riempirti di botulino. Allora, Darkside 8052, numero uno, tu sai che io faccio il botox o il botulino, come vuoi chiamarlo, tu lo sai perché io lo dico, perché potrei anche non dirlo, come fanno tanti, ma perché nasconderlo? Voglio dire, mi devo vergognare qualcosa? Ho fatto qualcosa di male? No. Se posso parlare della mia esperienza in medicina estetica, visto che il botox lo faccio da tipo un anno, forse due anni fa ho iniziato a farlo, quindi ovviamente colgo l'occasione per far vedere tutto il procedimento in videocamera e per dare consigli a chi vuole farlo, perché può tornare utile avere l'esperienza di qualcuno che l'ha fatto. Ma ti dirò una cosa, io il botox non lo pago proprio, e no, perché collaboro con una clinica estetica qui ad Amsterdam e quindi non ho costi, quindi tiè! Proseguiamo con un'altra bella personcina carina e simpatica, con Lidia De Dominicis 725, che mi scrive sotto un video in cui vi facevo vedere la mia borsa di lusso preferita, la mia Chanel preferita. Mi scrive: tre puntini, sai cosa? Non invidio le tue belle borse. A me non fanno impazzire. Ma chi ti ha chiesto niente? Comunque, adoro invece borse anonime, ma indossate con eleganza. Beh, quelle sì che fanno la differenza. Come per dire, tu però l'eleganza non ce l'hai. Ma che ne sai? Puoi avere tutte le borse costose di questo mondo, ma se non hai classe, qualunque cosa costosa perde il suo valore. Fai beneficenza ogni tanto, che è meglio! 500.000 punti esclamativi! Allora, iniziamo con numero uno, ma a te? Ma a te? Chi te lo dice che io non faccio beneficenza? Che ne sai tu di quanta roba io dia in beneficenza? Perché se non faccio vedere le cose significa che non esistono su internet? Guarda che non funziona proprio così, eh? Proprio perché le disponibilità le ho, la beneficenza la faccio, ma non è che devo venire qua a spiegarlo a te, Lidia De Dominicis. E altra cosa ti dirò, Lidia, hai proprio ragione, sai, perché l'eleganza non si vede dai vestiti, dal costo dei vestiti che uno indossa o dal costo degli accessori che uno indossa, dalle scarpe, dal costo della borsa, assolutamente no. L'eleganza sta nel nostro modo di parlare e nel nostro modo di relazionarsi con gli altri, nel modo in cui ci rivolgiamo agli altri, questo è eleganza. E io penso che questo tu debba ancora impararlo, perché se vieni su YouTube a parlare così a me o a qualsiasi altra persona, significa che davvero non hai la più pallida idea di che cosa significhi essere eleganti. Altra personcina dolce, carina e simpatica, Chiara Milesi 2546, che sempre sotto allo stesso video mi scrive: belle sì, molto belle, però... che tristezza, queste sono le tue priorità. Allora, a parte che l'uso degli apostrofi, delle virgole, qui è un po' così. Però che tristezza, queste sono le tue priorità. Puntini, puntini. Mi viene da piangere. Fai a fare un po' di volontariato! Scusate se grido, ma è maiuscolo. E compra meno borse. Di nuovo, ma tu, Chiara, ma che ne sai che io non faccio volontariato? Cioè, se io non faccio un video intitolato "Faccio volontariato", per internet significa che non lo faccio. Cioè, se una cosa
non è presente sui social significa che nella vita non esiste. Io questa cosa non la concepisco, perché queste persone non mi chiedono se faccio o no volontariato, danno per scontato che io non lo faccia, addirittura vengono a parlarmi con questa maleducazione perché nella loro testa si sono autoconvinti che io non la faccia, che comunque non vi darebbe diritto di venire così a parlarmi in questo modo, però, cioè, io proprio non capisco. E poi, altra cosa, se io nella mia vita ho aperto un canale di make-up, moda, accessori, ok, questo significa che sono le mie priorità, cioè nel senso, secondo te, perché io ho perso 5 minuti neanche a fare questo video sulle borse, un video rapido con il cellulare, secondo te quelle borse sono la mia priorità nella vita? Ma come ragioni? Cioè, ma continuiamo, perché non è finita. Ma lo vedi il telegiornale? Quante cose brutte che succedono? A parte che i telegiornali italiani non li vedo, ma comunque mi informo più che posso. Sì, ma è colpa mia, cioè nel senso, che cosa ho fatto di male? Perché nel mondo succedono cose brutte e io devo chiudere il mio canale, praticamente, cioè questo è il senso. Non fare questi video, non ostentate tutto questo lusso, per piacere, cambia le tue priorità. Faccina triste che piange, perché proprio le dispiace che queste siano le mie priorità. Guarda, Chiara, io ti ringrazio profondamente dal profondo del mio cuore, perché si vede proprio che sei preoccupata per me, cioè si vede proprio che vieni qui a lasciarmi un commento per darmi coraggio, per incoraggiarmi, per darmi, trasmettermi affetto e amore, cioè proprio è tangibile questo affetto. Perlomeno stare qui a fare questi video è il mio lavoro, quindi io così ci guadagno. Ma tu che cosa ci guadagni a stare su internet a parlare a sconosciuti in questo modo, sfogando la tua frustrazione? Forse una specie di terapia gratis? Ma già mi sta venendo il magone allo stomaco, sono sincera, perché sono veramente cattive queste persone. Io sono una persona sensibile, quindi già che ci scherzo, ma veramente ci rimango male, perché poi sono lì che penso, ma come fa la gente a venire a scrivere queste cose? Perché io non lo farei mai, cioè mai. Penso di aver lasciato 5 commenti che non fossero sotto i miei video su YouTube in 14 anni ed erano tutti positivi. Cioè, se non ho qualcosa di bello da dire, non dico niente, ma sono strana io. Arriviamo a Selenia Greco 1353, che non ho idea sotto quale video, ma si è messa proprio a sfogare questa sua ansia esistenziale nella sezione commenti di un mio video, e mi scrive: handicap mentale, fatti visitare. Poi nuovo, ogni volta praticamente scrive e manda, scrive e manda, scrive e manda. Sia per, fatti visitare sia per il luaggio che per tutto il resto. Si pensa, che cosa significa? Non lo so. Allora, io ho per scontato che questi sono tutti insulti, anche se non ho più pallida idea che cosa tu voglia dire. Io me li immagino queste persone che sono lì così cattive, così incattivite, così arrabbiate, che tipo non riescono neanche a scrivere bene, fanno mille errori perché non riescono, proprio sono in uno stato mentale completamente confuso e fuori. Non penso che in questo caso ci sia bisogno di rispondere, penso che si commenti da sola questa persona, quindi passerei oltre. L'unica cosa, Selenia, che mi sento di dirti, forse una visitina da un bravo terapista, forse in te io la farei, ma te lo dico così, consiglio. Poi avevo messo il mini vlog quando sono stata a Parigi l'ultima volta della mia giornata lì, e Anna la notte ha commentato, che tra l'altro notiamo che nessuno mai ha le foto con la propria faccia, quelli che commentano così, cioè questo penso che voglia dire tutto, perché se non ci metti la faccia sai benissimo che ti devi nascondere e che non è una bella cosa quello che stai facendo. Comunque, Anna la notte mi scrive: il nulla cosmico. Anna, che cosa ti devo dire? Potevi perdere meno tempo cliccando la X piuttosto che lasciando questo commento, veramente. Comunque grazie per aver visto il video e grazie per aver commentato. Poi, allora, qui vi devo dare un po' di contesto, perché in questo video avevo fatto vedere un cerchietto che avevo acquistato di lusso, ma che mi ero pentita di aver preso perché era troppo grosso, e nel video vi dicevo, forse sono io con la testa troppo piccola, perché questo cerchietto è misura unica, taglia unica, eppure a me sta gigante, quindi che cosa ho? La testa piccola per questi cerchietti? Allora, questa persona, Francesco 1534, anche lui senza foto, mi ha scritto: sì, hai una testa tanto piccola, 500.000 puntini di sospensione.
ci meritiamo l'estinzione. Guarda Francesco, io ti ringrazio per la tua preoccupazione, ma non ti preoccupare, ho fatto il reso di quel cerchietto e mi hanno restituito tutti i soldi che avevo speso. Più che altro, secondo me, quando vedo questo tipo di commento pieno di rabbia, astio, arroganza e superiorità, penso un po' che io penso la stessa cosa. Cioè, mi viene in mente la stessa cosa, vedi, ci meritiamo l'estinzione. Chissà chi dei due ha ragione. Altra personcina per bene, Angela Olmi 4288, sempre profilo anonimo, ha commentato due miei mukbang. Il primo erano con i noodles cinesi, l'altro era mukbang americano. Mi scrive: dopo aver mangiato andate in bagno a vomitate. Poi sempre altro video, ma commento molto simile: vomitate tutto quello che mangiate. A parte che non serve che tu ti riferisca a me in plurale, majestatis, come che si chiama, insomma, puoi darmi del, non del tu, del lei, puoi darmi del lei. Allora no, io non ho mai vomitato quello che mangio. Quando filmo un mukbang è perché ho una fame da lupi e filmo un mukbang, anche perché dal fatto che sono anche ingrassata un po' penso che si capisca, insomma, che mangiare magno. E quindi questo non è... però io non starei qui a scherzare su una cosa che effettivamente è un problema, che è una malattia a tutti gli effetti, di cui tante persone soffrono. Non andrei a scriverlo, perché metti, cioè non è il mio caso, ma metti che fosse il mio caso, secondo te tu mi hai aiutato? Cioè ragazzi, un po' di empatia ci vorrebbe qua, non solo qua, un po' ovunque, ma veramente nei commenti, nelle sezioni commenti. Cioè l'empatia, questa sconosciuta, è come un tutti contro tutti, mi fa veramente, alcune persone mi fanno paura. Invece questa persona completamente fuori di testa, che è uno stalker vero e proprio, che ogni tanto ritorna e dà di matto, che tipo io leggo una riga e poi blocco, perché cioè non sto neanche lì a perdere tempo. Tra l'altro, notare il nickname, mi vendico di NH, cioè le mie iniziali. Ma penso che dal fatto che stia qui a fare ste cose, a creare profili falsi con questo nick, scrivendo ste cose, penso che anche qua si commenti assolutamente da sola. Ma scrive sotto una foto in cui ci sono io a Parigi, praticamente mi scrive: sei grossa, sembri un palazzo etrusco. Come hai fatto un palazzo etrusco? E sei volgare, il gusto di una napoletana. Allora io adesso vi metterò qui la foto in questione. A parte che, perché devi offendere i napoletani? Cioè, mi dà particolarmente fastidio, nonostante io non abbia origini napoletane affatto, perché cioè, io ho origini scandinave, slovene, cioè non c'entriamo niente. Ma mi dà proprio fastidio il fatto che essere napoletana tu l'abbia usato in modo dispregiativo. Cioè mi dà veramente fastidio, perché non è giusto. E per il fatto che tu sia qua a farmi body shaming, perché evidentemente non sai cos'altro scrivere di brutto su di me. Mi dispiace per te, perché davvero io, cioè, immaginandomi di essere una persona del genere che si mette a fare queste cose nel suo tempo libero, sono veramente felice di non averlo mai fatto, cioè sono veramente felice di non essere così. E concludiamo in bellezza, si fa per dire, con Orietta Parpaglioni 4147. Cioè ragazzi, nessuno di tutti questi aveva una foto. Una foto, metteteci la faccia! Allora, Orietta Parpaglioni mi scrive, puntini puntini, X me sei il nulla, puntini puntini. Se te devi comprare le borse da 9.000 euro, tiettelo per te, che fai più bella figura. Allora, quanti errori io ho visto. C'è gente che se muore de fame, bambini senza nulla, ma non te vergogni per niente. A me in romano adesso, capito? Cioè, ma come scrive? Fatte 5 minuti de vergogna e pensa che è gente che non ha un cazzo. Siete ridicole, anche qua il plurale, e io sono una persona, cioè io non vedo altri qui assieme a me, perché mi scrivete il plurale? Almeno te la vuoi, compra, tiettelo per te, ci avrai pure i soldi, ma sei una sfigata. Tutte fenomene, ma con chi ce l'hai? Tutte chi? Allora, numero uno, intanto tu il video te lo sei visto e il titolo era la mia borsa di lusso preferita, quindi se ti danno fastidio le borse di lusso e chi, e detesti chi se le può permettere, ma perché apri questo video? Cioè perché l'hai aperto? Perché? Soprattutto quello che traspare da questo commento è che a te va bene che io ce le abbia le borse di lusso, però non le devo far vedere, perché questo ti provoca un astio, una rabbia che non riesci a sostenere. Anche qua
un po' di terapia, io consiglio, giusto così. Ma non fai, vedi tu, però secondo me ne hai veramente tanto bisogno. Ma poi, perché venire a scrivermi? C'è gente che non ha niente e i bambini che muoiono di fame. Ma sicuramente, ma ho fatto qualcosa di male io? Io nel mio piccolo aiuto più che posso. Quindi mia family, per oggi è meglio che io mi fermi qui, perché mi sta salendo la rabbia ed il fastidio, quindi meglio che la chiudiamo qua. Come al solito spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciatemi un like, io vi mando un bacio gigante. Non può mai mancare il nostro abbraccio finale, quindi venite qua che vi abbraccio forte forte forte. E come sempre vi aspetto al prossimo video. Ciao!